sarà un video molto molto complicato, vero? Ragazze, allora, oggi sono in compagnia di Gianmarco perché questo furbetto, dico, faccia da furbetto, mi ha fatto un po' arrabbiare. Vabbè, insomma, non ha voluto dormire, oggi non ha voluto dormire e quindi niente, cioè siamo stati un'ora in cameretta a cercare di dormire, dopodiché, insomma, dopo un'ora ho detto, senti, sai cosa c'è? Dormirai questa sera un po' prima, ecco. Tra l'altro, da notare la mia mise, perché ovviamente io sono tutta carina truccata, no vabbè, sono truccata perché siamo usciti prima, non sono uscita con questo rossetto, e quindi ho il maglioncino, avevo i jeans, però ovviamente adesso mi sono lasciata il maglioncino, però sotto mi sono messa i leggings e le babbucce per stare in casa, ovviamente. Allora, sarà veramente complicatissima, complicatissima. Allora, gli acquisti che ho fatto riguardano H&M e alcune cosine che ho preso a Milano. Sapete che sono stata a Milano, quindi ho fatto un giro anche in centro e sono stata in particolare Rinascente, in un altro negozio, e vi farò vedere. Allora, da H&M ho postato, cioè sugli acquisti di H&M ho postato una foto qualche giorno fa, la settimana scorsa, su Instagram, e in tantissime, insomma, avete chiesto il video. Ho fatto un acquisto, diciamo, total black, perché ho acquistato soltanto delle cose nere, tra cui appunto questa borsa, che ve la faccio vedere qui molto molto velocemente perché l'avete già vista nel video dedicato appunto al contenuto di questa borsa. Questa borsa grande, comodissima, morbida, veramente carina, ho pagato €39,95 e la trovate perché è della nuova collezione, quindi questa, adesso la metto qua per terra così Gianmarco, se ci vuole un po' ravanare dentro, si perde un po', ecco, sì, è contento, guarda, e appunto ho acquistato delle altre cose tutte nere, questo perché mi sono resa conto di avere pochissime cose nere nel mio armadio. Aspettate qua, mi ha girato tutte le luci, pochissime cose nere, sia come abbigliamento ma anche proprio come accessori, e ho veramente tantissimi colori, io amo vestirmi colorata un po' durante tutto l'anno e quindi ho colori veramente di tutti i tipi, però ho poco nero, e quindi niente, l'altro giorno ero a spasso con Gianmarco, lui dormiva, perché altrimenti sarebbe impensabile, cioè aggirarsi per H&M, e lui dormiva beato tranquillo, io quindi mi sono guardata un po' di cosine, e H&M per me è un po' strana, nel senso che ci sono le volte in cui trovo diverse cose, come in questo caso, diverse, 4-5 cosine, e altre volte in cui, la maggior parte devo dire, delle volte in cui entro e proprio non trovo nulla che mi piaccia, comunque vi faccio vedere. Oltre alla borsa, da H&M ho comprato anche due paia di scarpe. Il primo paio di scarpe che vi faccio vedere sono queste, e sono delle ballerine slippers. La particolarità sta nel fatto che sono tutte pelose, infatti questo è tutto di pelosino nero, e sono morbidissime. Allora, sono rimasta abbastanza sbalordita perché, a parte il fatto che ho trovato il 41, ma un 41 che mi andasse, perché nella maggior parte delle volte le scarpe di H&M, come ad esempio le scarpe di Zara, hanno dei 41 piccoli. Mi ci vorrebbe un 42, cosa che non esiste, e invece in questo caso sono morbide e sono proprio comode, quindi questo è un effettivo 41. Queste le ho pagate €19,95, c'erano anche tipo fatte di tipo zebrate, mi sembra. Mi piacevano, però non c'era il numero, quindi niente, le ho prese nere, così pelosine, sono più che altro da utilizzare in questo periodo, ecco, prima che arrivi la primavera, poi dopo non sono molto primaverili, però insomma, a me facevano comodo, mi ci volevano... Cos'è successo? Niente. A me facevano comodo, mi ci volevano un paio di scarpette così nere, quindi le ho acquistate. Poi da H&M ho acquistato anche un altro paio di scarpe, questa volta da ginnastica, che sono queste. Allora, anche queste sono tutte nere, sono tipo modello All Star, e cercavo proprio una scarpa di questo tipo, intanto guardo Gianmarco, perché avevo bisogno appunto di una scarpa da ginnastica che non fosse però sempre l'All Star, che fosse anche di pelle, insomma, quindi non di tela. E queste mi sono piaciute molto. Poi in realtà sul sito ho visto che ce n'era anche un modello senza questa catena, cioè tutte così nere, e mi sarebbero piaciute di più. Infatti sto meditando sul fatto di eliminare questa catena dorata, perché in realtà dovrebbe essere la sua particolarità. Però diciamoci la verità, questa catena insomma non è molto stile Federica, non me la vedo molto sul mio stile, quindi stavo pensando proprio di allargare la maglia e sfilare questa catena dorata dietro. Non mi tirare giù tutto Gianmarco, grazie. Allora, queste, anche queste sono un 41, sono comodissime, cioè mi stanno anche quasi larghine, vi dirò la verità, e queste le ho pagate €39,95.
sono appunto normalissime scarpe da ginnastica. Mi sa che questa io la eliminerò comunque. Poi, sempre da H&M, ho preso lo stesso giorno questo semplicissimo, questa semplicissima cuffietta. Normalissima nera di lana, perché anche qui ho 250.000 cuffie, ma una così semplice, liscia di lana non ce l'avevo. Adesso la mettiamo in testa a Gianmarco, ecco. Ole, come stai? No, ovviamente non la vuoi tenere, va bene. Quindi questa è normalissima. Poi, sempre da H&M, ma questa volta a Milano, ho preso questo cappello, perché io l'avevo visto nello stesso giorno in cui appunto ho acquistato queste scarpe e la borsa, ma non c'era la misura. Infatti la misura che insomma va per la mia testina è la misura M, invece quel giorno le ho trovate soltanto L, quindi mi stavano grandi. Per cui l'altro giorno a Milano, la settimana scorsa, ho detto aspetta che faccio un salto anche da H&M per vedere se lo trovo. No, questo aspetta. Per vedere se lo trovo, e l'ho trovata la misura M, quindi ho preso questo bel cappello che mi avete già un po' intravisto in foto su, su Instagram. Non avevo un cappello di questo tipo e quindi insomma mi è piaciuto molto. Allora, io l'ho già utilizzato e ho già staccato il cartellino, comunque mi sembrava che costasse sui 17 euro, 17 euro qualcosa. Tieni. Oh. Quindi questi erano gli acquisti che ho fatto da, da H&M, come vedete tutto nero, stranissimo per la fede. Poi, molto molto velocemente, Milano, gli acquisti di Milano. Allora, a parte il cappello di H&M, sono anche passata da And Other Stories, che non so se lo conoscete, comunque è tipo un COS, cioè è sempre comunque parte del gruppo H&M. E ha delle cose che molto carine per i miei gusti. No, amore, questo non te lo do. E ho preso, vabbè, delle cose che non vi posso far vedere perché sono un regalo. Per me invece ho... No, Gianmarco, non te lo posso dare questo. Per me invece ho preso questo. Vuoi venire sul letto? Fa quella faccia lì. Ho preso questo che è una crema per il corpo. Una body lotion al Botanic Whisper. Questa è una profumazione che mi piace tantissimo. Io l'avevo già preso e le ho ancora e le sto terminando, quindi tra un po' li vedrete nei prodotti finiti. Avevo già preso dei prodotti di questa linea, di questa, è proprio la linea loro. E avevo preso le profumazioni al fico. Ho l'acqua di profumo per il corpo, sempre una crema per il corpo, insomma le vedrete quando li finirò. Insomma, mi sono piaciuti molto, però il fico insomma era un fico molto dolce e molto forte. Questo è sempre una profumazione dolce, però un pochino più leggera. E mi piace tantissimo, questa è una profumazione che mi piace proprio. Vivid Orange, infatti, dice Vivid Orange Blossoms Tinged, non lo so, with coriander. Insomma, in mezzo c'è del coriander. Se voi vi ricordate bene, sapete che tra le mie creme preferite, cioè la mia crema in assoluto preferita per il corpo, è quella al coriandolo di Kiehl's. Quindi voi capite che la profumazione è più o meno quella. Quindi questo. Poi ho preso degli altri prodotti che Gianmarco sta tirando fuori e spero non spacchi perché sono appunto un regalo. Poi sempre da The Other Stories ho preso, va bene, adesso non so dove stia andando con quei prodotti, ho preso questo anello che vedete, questo, questa fascetta dorata con sopra proprio delle palline, non delle borchette, comunque questa fascetta dorata, perché ultimamente sono abbastanza in fissa con gli anelli e quindi insomma mi attirano molto nei negozi, quindi ho preso questa che deve essere costata sui 15 o 17 euro. Ah, mi sono dimenticata di dirvi il prezzo di questo, che sono 350 ml e questo è costato 9 euro. Poi sono passata in Rinascente, potevo non passare in Rinascente, potevo non comprare qualcosa? No, allora ho comprato due creme di Kiehl's. Infatti all'interno della Rinascente avete appunto il corner Kiehl's e sapete che Kiehl's mi piace tantissimo. Lo acquisto anche qua su Bologna perché c'è una profumeria che tiene questi prodotti, però insomma mi trovavo lì, sono stata attirata proprio dal corner tutto loro e quindi ho acquistato questi due prodotti di cui avrete sentito parlare tantissimo, e sono il Midnight Recovery Eye e il Midnight Recovery Concentrate. Questo in particolare è il best seller numero uno in Europa di Kiehl's, quindi sono veramente curiosissima di provarli. Allora, questo è un siero per il viso, appunto da mettere la sera, quindi prima di andare a letto, appunto qualche goccia di questo siero. Questo invece è un contorno occhi della stessa linea, quindi da utilizzare appunto la sera prima di andare a letto. Eccolo qua.
Questo è il contorno occhi. Sono curiosissima. Allora, io sto terminando il mio contorno occhi, quello di Estée Lauder, e sto anche terminando, è praticamente arrivato, l'altro di Kiehl's, quello all'avocado. Quindi io dopo proverò questo. Stesso discorso, sto per terminare la crema per il viso che utilizzo normalmente la sera, che è una crema di Planters. E dopo voglio provare a usare questo, anche se in realtà una crema al viso mi ci vorrà lo stesso, perché io metto appunto questo siero, poi dopo metto sopra anche una crema. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha già provato questi prodotti e come si trova, perché appunto so che sono dei best sellers, quindi molto probabilmente qualcuno di voi li ha provati. Me ne hanno parlato benissimo e quindi sono curiosa di testarli. Poi mi hanno lasciato una serie di campioncini che sono curiosa di provare. Questo è sempre un siero, Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Mazza. Quindi questo. Pesano quelli. E poi mi hanno lasciato anche un campioncino di crema per il corpo alla aloe vera, sempre, no, sì, al grapefruit. Grapefruit, che cos'è? Il pompelmo? Pompelmo, penso. E la profumazione è veramente... che buona anche questa. Buona, buona. Questa tra l'altro è carina, perché sono... 65 ml, è una mini size carina, comoda. Vi faccio vedere, ce la possiamo fare. Io non capite, sto sudando freddo per fare questo video. Allora, poi vi faccio vedere il regalone invece che mi sono fatta. Sempre all'interno del Rinascente c'è il corner Jo Malone. Io Jo Malone lo conosco da parecchi anni, perché ho acquistato alcune cose anni fa, quando andavo a Londra. Poi mia zia, la sorella di mia mamma, che viaggia al mondo, ogni tanto ci ha fatto come regalo di Natale, di compleanno, qualche prodotto di Jo Malone. Allora, era da un sacco di tempo che volevo comprarmi un profumo di Jo Malone, perché ne ho avuto uno, boh, penso anni fa, che ho terminato, poi non ho mai più avuto occasione di riacquistare. Ok, tipo, ci sono 500 milioni di interruzioni, cioè sto veramente un'agonia, riuscirò a fare un video con Gianmarco qua, non vi dico che cosa è successo qua sotto, va bene. Allora, mi sono fatto questo autoregalo perché il 22 di febbraio, cioè tra poco, è il mio compleanno, e quindi mi sono voluta regalare questo profumino. Ho scelto la versione più piccola, perché comunque ho già tanti profumi, quindi insomma è un regalino in più. Guardate che carino il pacchetto, cioè è fantastico. Vi faccio vedere il profumino all'interno. Tra l'altro trovo che sia un'idea deliziosa per un regalo, perché so che i profumi un po', cioè io normalmente non regalo profumi, però diciamo che su questi insomma si va abbastanza sicuri, nel senso che io non me ne ho fatti sentire tantissimi e erano tutti, mi piacevano tutti, cioè, quindi... Allora, io ho preso questo piccolino, vi dicevo, da 30 ml, cioè proprio piccino, e questo è il Wild Bluebell. È molto... come profumazione... Aspetta che me lo spruzzo, si sente poco così. È molto... floreale, fruttata, con un tocco anche appunto... di fruttato, è fresca, però con una punta appunto sempre dolce, quindi non è quel fresco proprio prettamente estivo, si può portare anche adesso tranquillamente. Poi ragazze, io non riesco a spiegarvi bene i profumi, ecco, gli aromi, aromi, profumi, comunque veramente buonissimo, è veramente tantissima scelta. Quindi questo è il regalino speciale che mi sono fatta appunto per, in vista del mio compleanno. E basta, quindi sto controllando qua per terra perché Gianmarco ha praticamente sparso ovunque tutte le cose. In qualche modo io penso di essere riuscita a farvi vedere tutto, adesso questo non riesco più a metterlo. Penso appunto di essere riuscita a farvi vedere tutto. Vi faccio salutare anche da Gianmarco, scusate, che ormai è qua sconvolto. Ok, Gianmarco non ne vuole mezza, quindi mi dispiace, insomma non vi vuole salutare, lui vuole stare qua giù, ho provato a portarlo su e va bene, iniziava a piangere, quindi niente. E va bene, non potete capire, non potete capire. È stato un video difficilissimo, ce l'abbiamo fatta e basta, cioè non ci capisco più niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutte!